Salve ragazzi e cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, in una nuova puntata di Te la do io la Malesia. Sono giunto fino a Bintulu. Bintulu è una cittadina graziosa, tipica, veramente eccezionale ed è un concentrato in sé di tutta la Malesia. Se uno non avesse il tempo di visitare tutta la Malesia, andare a vedere i meandri nascosti, i posti belli, i luoghi folcloristici, può giungere direttamente a Bintulu, perché Bintulu è il concentrato di tutto, è il bazar a cielo aperto. Qui abbiamo tutto, abbiamo vicino il mare, la giungla, le foreste con tutti gli animali, i parchi naturalistici ed una città che veramente è la più folcloristica che si può incontrare viaggiando, perché è un bazar incredibile. Si va dall'estremo basso di categoria al terra terra a quella che è la normalità occidentale, tutto mischiato, intrinsecato così. Io vi avevo già accennato che la Malesia, a differenza del Sud America, non ha quella barriera che divide la zona residenziale dalle favelas. Qui è tutto assieme, c'è il bello, il brutto, il mischiato, poi quello che è bello in realtà è brutto, quello che è brutto perché è particolare in realtà è bello, affascina di più. Qui abbiamo un concentrato di tutto. Una cosa che mi ha sorpreso è che arrivando fino qua in moto, per cui pian pianino ho avuto modo di guardare anche i paesaggi, le località, di soffermarmi, è una grandissima affinità con la Russia, con il viaggiare in Russia. L'unica differenza è che qua abbiamo una vegetazione esotica, mentre in Russia abbiamo pini, abeti e larici. Se noi andassimo a sostituire il clima, i pini, abeti e i larici, con le piante esotiche, sarebbe veramente la stessa emozione, proprio uguale. Anche addirittura i nomi delle località geografiche. Guardavo qui in Malesia sulla cartina, c'è l'isola che si chiama Tarakan. Tarakan, figuriamoci, l'isola degli scarafaggi. Ci sono, domani andrò a Miri, altra località geografica col nome russo, e anche nel parlato, nella lingua mali, tantissime parole trovano corrispondenza nel nome russo. Questo è dovuto al fatto dalla comune radice, che è quella mongola, perché qui comunque è una colonia cinese, come anche mongola tartara cinese, ovvero come anche la Russia. Questo spiegherebbe anche la radice comune delle parole. L'altra volta ero nell'hotel e quello dell'hotel mi fa camu, e io gli dico camu, ni camu. Io ho risposto, tanto per dire, perché camu nella lingua locale vuol dire tu si dice camu. È la stessa cosa nella lingua russa, c'è un pronome nominativo che è camu anche nella lingua russa, e si trovano diversi nomi, parole nel parlato che sono della lingua russa. Oggi camminavo, ho visto la prima volta in vita mia scritta con i caratteri latini una dicitura che diceva kitai. Dico, ma Kitai sarebbe Cina in russo? Dico, la prima volta che l'ho trovato scritto con i caratteri latini, hanno delle radici comuni locali e anche i posti sono veramente identici. L'unica cosa che, vabbè, viaggiando nelle foreste del Borneo non trovi i propri villaggi così isolati come Russia. Russia veramente trovi, anche nella Russia europea, se tu vai nel villaggio, lì non hanno mai avuto il contatto con l'uomo occidentale, sono rimasti lì isolati dal tempo dello zar Nicola, lì non c'è mai stato nessuno, sono proprio isolati, cercano di conoscerti, ti sorridono, ti si avvicinano, ti fanno delle cose simpatiche che ricordano i tempi antichi. Adesso non sto lì a... ho poco tempo a disposizione, però non è della Russia che vi voglio parlare. Qui comunque uguale, l'unica cosa che i ban nella foresta del Borneo così non sono così proprio fuori dal mondo come quelli nelle foreste russe, perché comunque sia la foresta del Borneo è una foresta piccola, in qualsiasi punto che tu ti trovi comunque c'hai quei 100 km che ti riportano una città nella civiltà. In Russia trovi dei posti che sono isolati
centinaia di chilometri, veramente molto più isolati di qua, e la gente è molto più distaccata. In Russia io ho visto anche gente, ho avuto modo di conoscere gente che non ha mai visto la televisione. Ecco, il mio giro continua, vi darò una panoramica di questa città perché è bellissima. Prendo la macchina fotografica ed andiamo molto velocemente perché voglio darvi una panoramica. Ecco, questo qua è il porto fluviale, ecco, come vedete, ecco proprio qui il porto fluviale, questa è proprio la Russia, è uguale, identico. Andiamo avanti, continuiamo, qui abbiamo il mercato, ecco, proprio visitando il mercato qua ho detto veramente, mi ricordavo quando facevo i miei giri in Siberia, Irkutsk, ecco qui siamo proprio al mercato di Irkutsk. Andiamo, ci buttiamo dentro a vedere. Tutto bello ordinato, preciso, ci tengono, guardate, nelle cassette, legato tutto con l'elastico, qui hanno dei germogli di non so che cosa, qui abbiamo altri germoglietti, ecco questi qui sono altre cose, qui abbiamo la vobla, il famosissimo pesce, la vobla, che questi pescetti qui secchi si sgranocchiano con la birra. Qui abbiamo non so che cosa, potrebbe essere buono, come no. Sono dei bunkus. Ecco, veramente questo è il mercato dell'esotico. Comunque vedete, tutto ottenuto benissimo, è per essere nella giungla con il loro pacchettino. Vedete, tutto preciso. Continuiamo il giro, saltiamo. Adesso non vado, no, vado a imprigionarmi. Continuiamo il giro, tanto di tempo. Voglio fare un clip veloce, però di tempo ne abbiamo a disposizione, per cui vi mostro in prima visione ciò che vedo nei miei occhi. Ecco, guardate qua, tutto tenuto precisino, ordinato. Veramente sembra di stare al supermercato, guarda, mettono tutto nella busta, ma sono messi bene. Qui abbiamo delle radici. Ecco, qui abbiamo, ecco questa cosa qua è la famosissima maciarca, che si vede, si trova anche in Russia, non so da dove la portano. Guardate questo materiale, è la famosissima maciarca. Qui andiamo avanti, qui abbiamo, ah guardate qua, fanno degli oggetti con la corteccia. Ecco, questa tradizione qui di fare gli oggettini con la corteccia esiste anche in Russia, lo fanno con la betulla. Qui chiaramente la betulla non esiste, un altro tipo di legno, ma hanno le stesse manie. Sono qui, la radice comune mongolo-tartara esce fuori, cioè alla fine si incontrano su queste cose. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo, queste qui abbiamo delle fave, guardate qui come sono giganti. Adesso per dare la proporzione vi faccio vedere questi fagioli qua, proporzionati alla mia mano, sono proprio enormi. Vabbè, le banane, qui abbiamo le banane normali e qui quelle mignon. Guardate, con la differenza ve le faccio vedere assieme. Il giro continua, anzi andiamo di qua, sono già passato. Andiamo. Eccoci, lì abbiamo il loro copricapo abitudinale, che è questo qua, quello tradizionale, perché copre la calura. Ecco, qui abbiamo ancora delle maciarche.